Tutti noi vogliamo migliorare la cultura della sicurezza in azienda e ridurre i mancati infortuni e gli infortuni. Allora chiediamoci, esiste un fattore X di ogni intervento che permetta di raggiungere questi obiettivi? Tutti noi sappiamo che l'80% degli infortuni sono dovuti a cattivi comportamenti e non certo a carenza di dispositivi o di adeguata formazione. La formazione aumenta, lo sappiamo, ma gli infortuni non calano. Allora è su quel fattore X che attivi comportamenti sbagliati che dobbiamo lavorare. Noi affronteremo molti temi importanti e tre fra quelli più importanti sono, prima di tutto, che cosa ci porta ad agire dei comportamenti a rischio? E poi, come modifico le abitudini dei singoli e dei gruppi di lavoro? E infine, quali sono gli altri indicatori di valore per l'azienda che accompagnano una riduzione degli infortuni? Chi si occupa di sicurezza in azienda ha una sfida impegnativa: ottenere risultati tenendo conto delle aspettative delle direzioni aziendali, dei manager di settore e dei lavoratori suoi colleghi. Per farlo è necessario avere un metodo applicabile e ripetibile in autonomia, degli strumenti che funzionino e dei dati da condividere. E se hai domande, curiosità o vuoi affrontare alcuni temi che ti interessano, scrivici via LinkedIn a Profexa Consulting. E il titolo del nostro corso è anche il nostro motto: se il rischio è il tuo mestiere, abituati a non rischiare. Quindi, per fare tutto questo, condividi le tue conoscenze e crea il tuo futuro con IAS Academy.